Siete a Torino? No, prima non mi ricordo. No. Ah, vabbè, più recentemente ancora. In ogni caso, appunto, la vostra sede è a Torino. Ci spiega, Presidente, visto che questa è anche l'occasione di presentare un po' il vostro biglietto da visita, qual è la vostra attività, e subito si è dovuto cimentare con un bel problema, che è stato quello di Genova di questi giorni. No, per niente, non è una sua competenza. Buongiorno, no, volevo ringraziare per questo invito. Volevo ringraziare per questo invito e sicuramente, come la moderatrice ha detto, io ho cercato di partecipare a questo incontro per testimoniare l'importanza e l'attenzione dell'autorità di regolazione dei trasporti che mi onoro di presiedere, costituita il 17 di settembre 2013, quindi 65 giorni fa. Noi siamo stati nominati il 16 di settembre, siamo stati designati a luglio, ma poi nominati con pubblicazione in gazzetta il 16 settembre, ci siamo costituiti il 17 e al momento, mentre parlo, non siamo pienamente operativi. E per essere operativi ovviamente dobbiamo avere un minimo di personale oltre quello che ci ha assistito fino adesso. E dobbiamo definire con le amministrazioni pubbliche che svolgono le attività di regolazione del settore di cui abbiamo competenza, dobbiamo definire esattamente il passaggio delle competenze e conseguentemente assicurare i soggetti regolati, compreso i consumatori, gli enti e i cittadini, che non esistono discontinuità dell'azione amministrativa in corso. Questo procedimento è in corso, è avviato ovviamente, siamo in fase avanzata, quindi io posso dire che siamo vicinissimi ad entrare in operatività, ma al momento non siamo da un punto di vista amministrativo ancora operativi. Però gli obiettivi, diciamo, saranno chiari. Quando il Presidente dell'Autorità del Gas parlava della necessità di riammodernare la rete idrica, lei ha a che fare invece con un'altra rete molto problematica, come per il nostro paese. Magari fosse una rete sola. Abbiamo a che fare con una pluralità di modalità di trasporto e a prescindere, come diceva bene la relazione introduttiva del professor Bassani, a prescindere dalle diverse modalità con le quali avviene il servizio di trasporto, ben inteso, noi abbiamo una grande attenzione e avremo una grande attenzione non solo perché la legge istitutiva dell'autorità lo prevede, ma anche perché siamo fortemente convinti, e questa è la ragione per la quale siamo qui. Avremo una grande attenzione alla tutela dei diritti del cittadino, utente, consumatore, utente di mezzi di trasporto, come avremo ovviamente una grande attenzione ai diritti delle imprese di accedere e usare in modo competitivo e efficiente le infrastrutture, laddove queste infrastrutture di trasporto hanno le caratteristiche di infrastrutture essenziali e non economicamente rispettate. Io sono veramente molto breve, mi permette, perché voglio dire, non abbiamo, a differenza delle altre autorità, proprio sulla base di quello che ho appena detto, non abbiamo un'esperienza concreta. Quindi non abbiamo testato, verificato, non abbiamo maturato sul campo, non abbiamo sviluppato il dialogo con i consumatori, le loro associazioni, le loro organizzazioni. Quindi non posso fare riferimento al passato, non potendo fare riferimento a esperienze pregresse. Ha solo l'opportunità di fare molto bene. Speriamo. Posso solo dire che questo è il senso della mia presenza, ripeto, che questo tema ci interessa moltissimo e lo seguiremo con grande attenzione. Trovo molto convincente l'illustrazione del professor Bassan e anche gli interventi che in questa scia sono venuti dei presidenti che mi hanno preceduto. Trovo molto intelligente quello di immaginare un sistema di interventi multilayer a più strati, senza dare necessariamente priorità l'uno all'altro, sentiamoci, dovrebbe dire, cioè un'azione corale. In questo contesto mi ci trovo assolutamente e credo che
il lavoro di, è stata data la parola tavolo comune, usiamolo, sicuramente è un punto sul quale io mi dichiaro fin da ora disponibile. D'altra parte su queste materie ci siamo anche recentemente incontrati in altre sedi, come presidenti di autorità, come istituzioni, e credo di continueremo in questo modo. Mi limiterei a questo, se però appunto lei prima, io ovviamente l'ho chiesto se siete già dovuti interessare ai fatti di Genova, no, perché non siete operativi, però un pensiero su quella vicenda se lo sarà fatto, perché io mi stavo chiedendo, insomma, noi abbiamo un paese che ritorna al tema delle privatizzazioni per abbattere il debito pubblico, abbiamo invece una città dove il problema del trasporto pubblico è importante, come abbiamo visto in questi giorni, e c'è la contestazione molto importante, molto grande da parte degli addetti ai lavori, perché non vogliono che questa società si privatizzi. Secondo lei andremo verso questa strada delle società di trasporto pubblico locale, appunto, che sono comunque ancora sotto l'egida di molti comuni? Non posso esprimere in materia, questo è ovvio. Credo che il problema del trasporto pubblico locale sia una delle grandi, cioè il problema dei trasporti a livello del trasporto pubblico locale, sia del modo di organizzazione, sia della sua integrazione con altre modalità di trasporto, sia estremamente importante, e dedicheremo molta attenzione a questo, sarà uno dei punti ai quali dedicheremo attenzione. Ma mi è molto piaciuto nell'intervento fatto precedentemente dal collega presidente dell'AEB il richiamo a un concetto di infrastruttura più di tipo virtuale, e cioè quello delle digital cities, e quindi di sistemi di accesso e uso. Credo che questa sia una chiave di lettura anche dei fenomeni che oggi avvengono, e che inevitabilmente impongono anche una cross integrazione, cross regulation, voglio dire, tra settori, anche tra aree di competenza diverse. Insomma, non so, penso ad esempio, perché ho qui il presidente della ISVAS e penso ad esempio, non so, ecco, nel momento in cui si integrano modalità di trasporti è abbastanza evidente che il regime di assicurazione di copertura dei rischi non può essere trascurato. Se io integro parte di servizi, integro nella misura in cui ciò è opportuno, necessario, ben inteso, avendone fatto dei calcoli, è abbastanza evidente che la copertura dei rischi, che normalmente oggi sono calcolati in modalità single mode, cioè una sola modalità, probabilmente devono trovare forme, questo per esempio uno dei temi che sicuramente mi interessa molto, come è molto interessante anche vedere la tutela del consumatore legata a un titolo di viaggio. Cioè, è molto strano ad esempio che io prendo un titolo non di viaggio, non richiami un altro fatto romano, perché no, qua viaggiamo su un titolo di viaggio, no, voglio il titolo di viaggio di un biglietto. Io salgo su un autobus a Milano, ho un biglietto, quel biglietto mi garantisce diritti, obblighi e doveri, attaccato quel biglietto sul livello di copertura dei rischi del mezzo che prendo, poi prendo un altro biglietto che può essere quello di una linea ferroviaria regionale e ho un altro sistema di copertura, un altro sistema di assicurazione dei rischi, ma io sono sempre un cittadino, sono sempre una merce trasportata, sono sempre un soggetto. Allora, se mi chiedo, sto annunciando dei campi sui quali cercheremo di trovare un po' l'ultima domanda che la devo fare, troverà anche il dossier Italia sul suo tavolo? Anche su questo, grazie per la domanda. Però con un gran sorriso le fatto queste domande. Io le rispondo con un gran sorriso. Grazie.